sono drammaturga e fondatrice insieme a Cesare Ronconi del Teatro Valdoca e sono poeta, almeno dicono, perché è un manto bello pesante da portare, però insomma dicono che sono un poeta. E sono nata come poeta in teatro, quindi sono un poeta un po' strano, perché dall'inizio ho curato molto insieme al mio regista il volto orale della poesia, diciamo. Ho sempre pensato che la poesia sia musica e quindi come la musica vuole liberarsi nell'aria, non sta stretta dentro la pagina scritta. Bisognerebbe cominciare a pensare la poesia come musica, quindi col potere di guarigione e di gioia che dà la musica e non come letteratura o cultura, anche se la poesia è cultura, è letteratura, ma è soprattutto un fatto di energia la poesia ed è una parola che ti fa bene subito, e ti arriva e rinnova la lingua, rinnova le parole, ricarica le parole e dice quello che tu, che la lingua corrente non ha la capacità di dire. Quindi la poesia è una grande alleata che sempre dovrebbe celebrare la vita, quello che facciamo, un incontro, un'amicizia, l'amore, un fallimento, una stagione, un animale. Ecco, dovremmo sempre avere i versi dei nostri poeti che cantano e celebrano la nostra vita, la festeggiano.